artmap.tv, siamo in compagnia di Diva Moriani, a cui chiediamo di raccontarci l'iniziativa Dinamo Art Factory. Allora, il progetto Dinamo Art Factory è un progetto di arte che si svolge all'interno di Dinamo Camp. Dinamo Camp è l'iniziativa, la charity a cui quest'anno Art Affordable, Affordable Art Fair dedica questa edizione. È un camp di terapia ricreativa per bambini malati. All'interno di questo abbiamo portato arte da circa 3 anni, portando artisti di fama internazionale a lavorare con i bambini. Questi artisti sono fantastici, hanno deciso di dedicare una settimana ognuno con, ai nostri ragazzi, producono opere insieme e noi oggi utilizziamo appunto queste opere anche per fare fundraising, fare raccolta fondi in favore del camp. Le opere sono bellissime e veramente ricalcano molto quello che è l'imprinting dell'artista. Ovviamente non sono lezioni di tecnica che vengono fatte ai ragazzi, ma semplicemente una modalità di espressione, trovare nuove modalità di espressione per loro. Può farci il nome di alcuni artisti che hanno partecipato? Ma con noi sono stati Remo Salvadori, Valerio Berruti, Luca Pignatelli, Marco Fantini, Chris Gilmore. Oramai abbiamo una collezione di 20 artisti che hanno lavorato con i ragazzi, che crescono al ritmo appunto di 8 artisti ogni anno, perché sono 8 più o meno le sessioni interessate da questo tipo di progetto. E quindi siamo continuamente alla ricerca di bravissimi artisti appunto che decidono di dedicare del tempo a questa iniziativa. Secondo lei gli artisti a livello umano cosa ricevono da questa iniziativa? Guardi, tutti quelli che sono venuti sono andati via ringraziandoci per la grandissima esperienza umana che fanno con questi ragazzi, per l'arricchimento che ne ricevono e per la grande energia che questo luogo un po' speciale in Toscana trasmette a tutti quanti e anche a loro. Quindi veramente abbiamo ricevuto ringraziamenti per quello che gli abbiamo chiesto di fare, credo sia la soddisfazione più grande. Quali sono i progetti futuri? Sempre di più, sempre più artisti, bravi, sempre di più ci piacerebbe portare anche quello che i nostri ragazzi riescono a fare fuori dal camp per farlo vedere alle persone, quindi quello che può venire fuori dall'incontro dei bambini con l'arte, e dall'altra parte ci piacerebbe portare anche i nostri laboratori all'interno di situazioni diverse rispetto al camp, quindi allargare un po' questo consesso, se possibile portarli negli ospedali. Stiamo lavorando a questi progetti, vedremo. Grazie. Prego.